tutti, buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con Milano All News. Oggi è martedì, l'avete visto già nella nostra apertura. Il nostro ospite di oggi è, come sempre, di martedì, parlando di periferie, Walter Cherubini della Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno, buona giornata a voi. Buona giornata anche a te. Allora, appunto, siamo qui come tutti i martedì, appunto, a parlare di periferie. Oggi lo facciamo da soli noi due, nel senso che, appunto, oggi facciamo un po' un riassunto, un quadro, diamo un po' un'idea di quello che è stato, è e magari Sì, sarà. diciamo che ogni tanto cerchiamo di fare un po' una fotografia, focalizzando alcuni aspetti particolari, alcune iniziative, e anche partendo poi dai dati all'ordine del giorno, alle notizie all'ordine del giorno, che peraltro se si andasse a scorrere i giornali e i quotidiani degli anni precedenti, vedremmo che le notizie esattamente si ripetono. Questo è un dato quindi non molto incoraggiante, diciamo. Quindi, sulle notizie positive sarebbe un dato incoraggiante, vuol dire che le cose positive si ripetono, i dati negativi invece purtroppo sono quelli che persistono. E sappiamo poi che appunto i giornali hanno un po' la tentazione a non seguire i dati positivi, ma seguire più quelli negativi, quindi insomma, quelli sono ancora tanti. Ma da cosa vogliamo allora partire a creare appunto questa fotografia, diciamo, del fine gennaio 2018 della periferia milanese? Ma diciamo che uno dei dati significativi e preoccupanti è esattamente la situazione del patrimonio edilizio pubblico, dove rischiano di rimanere interi quartieri che sono già in balia del racket di turno delle abitazioni, dell'antagonismo galoppante, rischiano di rimanere terra per scorribande varie e con i problemi che rimangono insoluti. La notizia più recente è un dato di ieri, uno sgombero avvenuto 4 giorni fa, di un appartamento in via Quarti, è stato rioccupato. Questo la dice lunga sulla situazione della gestione del territorio, su cui bisogna fare una riflessione significativa, ma anche c'è l'evidenza di un'urgenza che si ripercuote ormai da anni, lustri e possiamo dire anche decenni, con una situazione complessiva della gestione delle case popolari, che ricordiamo nella nostra città sono 70.000 abitazioni, quindi un Vediamolo, patrimonio vedo che la regia ha già preparato infatti la nostra molto molto importante. bravissima Possiamo vedere magari Marilena. anche la mappa, quella di colore rossastro, che dà un po' l'idea della città e fotografa esattamente questa. Ecco, tutti Allora, spieghiamo questi. un attimo questa mappa, appunto, perché secondo me le mappe raccontano, sa che io ho una passione mia personale per le mappe, devo dire la verità, però secondo me raccontano bene la realtà delle cose. Allora, quelle macchie che vediamo più scure, giusto? Più scure e un pochettino più E quelle un po' più chiare chiare sono sono tutte le edilizia, però. costruzioni di edilizia residenziale pubblica, i cosiddetti quartieri Poi c'è l'edilizia popolari, popolare, no, divisa qui tra. c'è Aler e Metropolitana Ok, quindi Milanese, quello per cui la proprietà scuro è della Aler, regione, quella scura, giusto? Sì. la proprietà della regione e la proprietà del Comune di Milano. Ok. Rispettivamente sono il Comune di Milano a 28.791 appartamenti, mentre la Regione Lombardia con l'Aler gestisce 40.918 appartamenti, quindi fanno 70.000 in totale. E questa qui è la proprietà nostra. Eccoli qua, perché questi sono proprio i numeri. Ecco, su questi numeri, diciamo che questa qui è una tabella di una presentazione che facciamo qualche tempo fa, ma i numeri, diciamo, delle abitazioni sono esattamente confidenti. Dopodiché, abbiamo la situazione, dei vuoti e, la situazione, diciamo così, delle occupazioni abusive. Allora, la situazione, delle occupazioni abusive. Metropolitana milanese è giunta a un po' più di 1.200 occupazioni abusive. Per quanto riguarda Aler, invece, i nuovi dati, che ricomprendono però anche la provincia di Milano, quindi c'è un
un piccolo sbilanciamento, dichiara circa 3.900 occupazioni abusive, dove quelle milanesi sono circa 3.000 Sì, stimabili. No, però è un dato mi abbastanza immagino che il stato comunque cambia confidente, spesso e quindi diciamo velocemente, che il infatti. patrimonio del milanese, di noi milanesi, che dobbiamo sostenere e anche pagare per certi aspetti, perché esiste un costo sociale che è quello più problematico, ma esiste anche un costo economico che è significativo, e quindi abbiamo oltre 4.000 appartamenti, che sono occupati abusivamente. Nello stesso tempo abbiamo anche il tema, del vuoto, dello sfitto, perché uno dei problemi fondamentali è: va bene, stante questa situazione, allora che Infatti, cosa si potrebbe è quello fare? che non si capisce, ci sono 4.000, dalla tabella che tu ci hai portato, ci sono 4.000, diciamo più o meno, appartamenti occupati abusivamente, ma ci sono parallelamente anche quasi 8.000, Esattamente, perché completamente liberi e l'ultimo censimento, diciamo così, assegnabili. che ha dato Metropolitana Milanese, che ha fatto anche un lavoro significativo e anche con un'edizione di alcuni Ok. libri abbastanza interessanti. Siamo In anche orgogliosi perché questa particolare, credo sia una zona San Siro, questa ripresa, no? sì, questo qui è Infatti, siamo un'immagine anche del orgogliosi, quartiere no? Aller Intanto San Siro, facciamo ma vedere. Metropolitana Milanese ha fatto uno studio anche sul lavoro, affiancato a quello che è un'analisi dei dati, perché appunto la prima cosa è quello di capire che cosa abbiamo in mano e che cosa esiste nel patrimonio abitativo di queste oltre 28.000 abitazioni, che ripeto sono di proprietà del Comune di Milano e in gestione metropolitana milanese. Allora, ha fatto un libro, il primo è sul il patrimonio edilizio pubblico del Comune di Milano della zona 1. Invece questo è il secondo, che va dalle zone 2 alla 5, e successivamente ci saranno altri due libri che andranno dalla zona 6 alla zona 9. Ecco, questo qui è un po' il quadro. E lì è interessante anche capire tutta l'evoluzione storica di questo patrimonio, per capire anche la nostra città, come si è mossa, da dove viene fuori questo patrimonio, come è stato costruito, quali sono state le motivazioni. Per cui noi andiamo da quartieri operai, dove delle persone cercavano il tetto per tante motivazioni, che potevano essere quella da avere un'abitazione più dignitosa. Le persone cominciavano ad arrivare, nella città, nel millennio trascorso, diciamo così, a quella invece di dare un tetto e quindi dare delle priorità a tutti coloro che sono in emergenza, che hanno dei bisogni particolari. Quindi ci siamo spostati da dei quartieri, diciamo, popolari, a dei quartieri che sono ricettacolo dell'emergenza. Quindi uno ha un problema economico, va nella casa popolare, se ci riesce ad averla. Uno ha un problema psichico, va nella casa popolare. Ecco, quindi sono diventati Tante fragilità messe insieme da non è quartieri poi. operai ai quartieri delle fragilità. Se nei quartieri delle fragilità poi non sono gestiti e c'è anche una bella fetta di racket e quindi di presenze delinquenziali, molto chiaramente, ma Non scopriamo non niente di nuovo. scopriamo niente di nuovo da questo punto di vista, ed è anche questa la preoccupazione, cioè non scopriamo niente di nuovo, e quindi vuol dire che la città nel suo complesso e il sistema di tutte le forze organizzate, istituzionali e non hanno saputo dare una risposta e trovare soluzione al problema complessivo. Forse anche perché c'è sempre uno sguardo particolaristico. Ognuno afferma la propria idea, la propria prospettiva, e quindi quello diventa sempre il punto discriminante, non si ritrova mai una soluzione complessiva. Cito a tale proposito, proprio nel quartiere Area San Siro, ha una concentrazione significativa di persone che sono in cura ai servizi psicosociali e quant'altro. Ne abbiamo un numero attorno alle 700 unità, per cui un numero molto grande, e c'è anche il relativo servizio che li deve seguire. Allora, il servizio che li deve seguire è in via Ugo Betti,
quindi al quartiere Gallaratese, nella sostanza, e c'è una distanza. La distanza tra il servizio e l'utenza crea sempre alcune problematiche. Bene, nel quartiere Alle San Siro c'è uno spazio molto grande, che è l'ex ONMI, che è l'Operazione Nazionale Maternità e Infanzia, che è stato chiuso nel 1975, e quindi ormai da anni c'è uno spazio enorme, e si è detto va bene, allora mettiamo lì il servizio, che così uniamo vicinanza del servizio a vicinanza degli utenti. Interessati sostanzialmente c'era Comune di Milano, Regione Lombardia, Aller, il Policlinico, l'ASL, per cui tutto un concerto di cose. Nel 2013 si arriva a dichiarazioni anche dell'allora assessore all'abitazione del Comune di Milano dicendo bene, lì insedieremo questo tipo di servizio. Qual è il problema? Che Policlinico e ASL assicuravano chi la ristrutturazione, i macchinari e chi il personale. A un certo punto l'ALER dice va bene, ma l'affitto chi me lo paga? E su questo privilegio della particolarità, perché è una domanda lecita, ma l'affitto chi me lo paga? Però il tema è, l'hai avuto, e questo anche di regole nazionali e regole regionali, ma hai quella cosa lì che è in degrado, uno spazio enorme, hai la necessità di un servizio, più rimane vuoto e più si degrada, e il degrado normalmente richiama degrado, e allora che cosa facciamo? Ci deve essere un decisore che dice va bene, allora la priorità è il servizio, capiamo le esigenze di tutti, ma poi se questo, quest'area qui rimane ancora abbandonata come è tuttora oggi, è meglio mettergli il servizio e tu non prendi l'affitto perché tanto comunque non lo prenderesti, ma la città ha un servizio. Ecco, allora non si ragiona nei termini di città, di comunità, ma si ragiona nei termini di frammentazione, di spezzone, ognuno si arrocca sulle proprie vicende, quindi il processo non è un processo dove tutti gli attori concorrono alla soluzione, ma è un processo, chiamiamolo così, un percorso dove ognuno ci mette i propri ostacoli, e quindi l'ostacolo più grosso fa cadere tutto il resto d'altro. Ecco, allora, questo è il tema, una visione complessiva, con anche un raccordo tra i vari attori che ci sono. Siccome gli attori ce ne sono e sono parecchi, ma siccome non c'è mai questo tipo di visione, i risultati sono questi. Ecco, poi viene a dire, Walter, in realtà di visione collettiva spesso ne sentiamo parlare, no? Cioè un piano periferie, l'idea dei contratti di quartiere che non sono fatti per un solo quartiere, ma quindi anche per più zone di Milano. Spesso volentieri sono partiti, spesso volentieri parliamo anche di decine, centinaia di milioni di euro ormai, credo. E poi cosa succede? Cioè, cosa succede? Come mai poi non si riesce a... Ma qui ci vuole una riflessione e anche un'azione, no? Okay. Perché le urgenze ci sono, non è che possiamo stare a aspettare chissà che cosa. Allora, noi partiamo da un dato, diciamo così, storico per quanto riguarda gli interventi sulle case popolari, il dato storico più recente, che sono i contratti di quartiere, che in alcuni quartieri di Milano, focalizzando in particolare su 5 quartieri, hanno comportato un investimento di 235 milioni di euro. Sono ancora in corso delle ultime parti perché i tempi poi si sono allungati per tanti motivi, ma anche sui motivi che hanno portato all'allungamento dei tempi bisogna andare ad analizzarli, perché se abbiamo speso 235 milioni o sono in corso di spesa in alcuni quartieri, tra cui il Mazzini in zona Corvetto e appunto l'Aller San Siro, e la Commissione Periferie della Camera dei Deputati nel marzo scorso è venuta a fare una visita a Milano delle periferie degradate, perché appunto le periferie non sono tutte degradate, anzi la stragrande maggioranza non sono degradate, si concentra il degrado e l'incuria nei quartieri dell'edilizia residenziale pubblica e poi in qualche altro posto, perché non sono solamente... Vediamo anche la tabella, forse, ecco, sia questa molto, molto sì, questa qui è più chiara, questa qua, però direi sia anche quella presa dal Corriere della Sera Milano, dove poi vediamo gli spicchi anche di spesa gestita, no, l'altra, magari quella più orizzontale. Questa non è particolarmente recente, ma dà un quadro complessivo degli impegni di spesa, quindi sono 235 milioni di euro, che sono piuttosto significativi. Aspetta, che volevo far vedere appunto quella, sì, con l'impegno iniziale di contratti di quartiere, anche perché sono davvero delle cifre, quella delle tortine,
quelle dove ci sono le cinque tortine in orizzontale. Sto facendo un conto, ad esempio, mentre tu parlavi, ho fatto un conto. Lì c'è scritto anche quante famiglie vengono coinvolte poi dall'intervento. Certamente. E ad esempio sul Ponte Lambro preso, dove in realtà è piccolo Ponte Lambro, sono 537 famiglie coinvolte, c'era una previsione di spesa di 31 milioni di euro, sono quasi 60.000 euro a famiglia. Ho fatto il conto, più o meno. Perché, cioè, viene a chiedere che fine hanno fatto questi soldi, cosa è stato fatto. Allora, questo, e com'è che siamo ancora qua dopo, questo dicevamo era di che anno, mi dicevi, Walter? Questo qui è di qualche anno fa, come quadratura, sì. Paio d'anni fa. Siamo ancora a parlare di Ponte Lambro, di Calvaiate. Stiamo parlando della soluzione di Ponte Lambro, no, nel senso che adesso ci sono con 2 o 3 milioni di euro dovrebbe essere risolta questa situazione, ma Ponte Lambro parte ancora nel millennio scorso, alla fine del 1990 rotti, giunta Albertini, assessore alle periferie del Debbio, che cerca di impostare un intervento strategico che possa essere anche utile per gli altri quartieri della città. Ecco, Ponte Lambro, che doveva essere un pochettino la nave scuola, è una nave scuola che si è incagliata nell'arco di 17 anni. Qualcuno recentemente ha detto Ponte Lambro, che è stato sostenuto anche da Renzo Piano con i laboratori di quartiere già alle origini e che ha visto anche impegnate parecchie risorse, anche personali, però qual è il risultato? Che arriviamo a 17 anni dopo e sicuramente non è un esempio da seguire, è un esempio dal punto di vista del processo amministrativo, degli eventi che sono accaduti, non delle intenzioni anche delle iniziative che sono state fatte, ma quello da non seguire, perché appunto è uno degli esempi dei contratti di quartiere. Allora dicevo che se la Commissione Periferia della Camera dei Deputati è venuta nei quartieri dove sono stati spesi i soldi e dove continuano ancora ristrutturati gli appartamenti, ma continuano le occupazioni abusive delle cantine piuttosto che altro, vuol dire che non si è creato un sistema di gestione di questo dato, che sicuramente, essendo andato alla deriva per lustri, per decenni anche, è chiaro che non è facile rispondere. Ma sicuramente se noi approcciamo con le modalità che non hanno consentito di rispondere finora e che vanno dalla gestione lineare, capire chi metterci dentro ad abitare, garantire la sicurezza, cioè tutto questo insieme di cose, perché non si faccia la fine dell'esempio che dicevo prima dell'ex Omni, che rimane lì un luogo degradato quando invece potrebbe dare una risposta e c'erano anche le risorse per poter dare la risposta. La situazione che si prospetta adesso per il prossimo piano periferie, che interessa 5 quartieri della nostra città per un investimento di 290 milioni di euro, ecco, quali sono le aspettative che possiamo avere di successo che invece anche con questi 290 milioni in questi 5 quartieri non si faccia un po' la fine di quello che è passato, perché tutti quando hanno iniziato ha detto noi faremo bene, però alla fine si è visto che bene propriamente non si è fatto. Il rischio, la paura c'è sempre di rivedere un film già proiettato. Ecco, ma vediamo anche perché gli attori poi all'incirca possono essere i medesimi, però vediamo anche di costruire una diversa trama del film. Una diversa trama del film dove si possono chiamare anche degli altri attori. Da questo punto di vista crediamo che sia molto significativo nell'ordine di due ragionamenti. Uno, l'utilizzo degli spazi. Due, l'immissione anche di nuove risorse di persone che possono andare a cambiare il mix sociale. Allora, per quanto riguarda la gestione degli spazi, che cosa metterci dentro? L'esempio è costituito dal mondo della cooperazione abitativa, proprietà indivisa, le cooperative edilizie, quelle di gestione dell'abitare. A Milano sono piuttosto articolate sul territorio, gestiscono circa 8.000 appartamenti. È chiaro che non hanno dei vuoti, non è che abbiano tutte le soluzioni in tasca perché le varie congiunture economiche hanno portato alle difficoltà e quant'altro, però hanno un sistema che pensa a chi ci abita oltre che ai muri, che quindi sono stati riqualificati, manutenzione. Allora sono un esempio da seguire nei termini di gestione del patrimonio edilizio, proprio dei muri, per cui i costi
quanto costa ristrutturare un metro quadro di appartamento, tanto per essere molto, molto banali. Uno può fare il confronto su quello che è avvenuto nell'edilizia pubblica, può fare il confronto in quello che è avvenuto in queste cooperative, e quindi c'è una misura, un parametro di riferimento, perché bisogna mettere insieme un pochettino i dati e non viaggiare a compartimenti stagni. La seconda questione è che gli spazi, anche commerciali, eccetera, non sono stati lasciati vuoti, ma di volta in volta sono stati dati anche per ospitare servizi che potessero essere utili alla cittadinanza, a chi ci abita. Questo è uno dei temi fondamentali. Noi abbiamo un patrimonio tra alcune iniziative, premesso che si stanno facendo in questa direzione, però hanno l'idea più della logica dove vengono fatte, della Sì, sperimentazione, sempre dal famoso del laboratorio. progetto, del segnale. Ma noi abbiamo bisogno non di segnali progetti, perché a Milano di segnali, progetti, Ne abbiamo. proposte positive ne abbiamo a bizzeffe. Il problema è che non diventano sistema, e quindi politiche sistematiche che vengono fatte e dicono: benissimo, noi abbiamo quanti? 2.000 negozi e laboratori artigianali a Milano di proprietà pubblica, metà non sono utilizzati. E allora che cosa ne facciamo di questi? Li lasciamo lì vuoti, oppure diamo spazio a tutte queste energie che ci sono sul territorio e che possono rivitalizzare i quartieri? In questo senso abbiamo anche impostato un progetto di abitare popolare periferico proprio per innescare questo tema. Siamo quasi in chiusura, sai che a me non piace chiudere con note negative, ma mi piace chiudere con note positive. Allora, abbiamo parlato un po', insomma, dei problemi, di quello che si potrebbe poi sistemare, dopodiché abbiamo parlato dei problemi, ma insomma ci potrebbe essere un modo per farlo, come dici tu, basterebbe mettersi a chiacchierare tutti quelli coinvolti davvero bene, non facendo solo sperimentazione Cose e che abbiamo già non. Sì, fatto infatti, peraltro in infatti, infatti. alcuni convegni anche in nostra edilizia, cioè abbiamo cercato di mettere insieme anche la popolazione universitaria. Ecco. Noi abbiamo parecchie università, oltre a quelle storiche, ma ce ne sono anche delle altre. Abbiamo un complesso di circa 12 università per quasi 200.000 studenti, di cui circa 60.000 sono fuori sede e ogni anno cercano un appartamento. Bene, allora noi abbiamo tutta una serie di immobili nelle case popolari, ne abbiamo circa 1.200 complessivi e ne abbiamo circa 450 che sono vuoti. Allora, perché non inserire in maniera strategica questa popolazione, per cui si tratta di un migliaio di studenti, che sono disponibili a fare delle attività sociali di vario genere all'interno di questi quartieri, perché molti si impegnano con il volontariato nella propria città, nel proprio paese, e vengono a Milano, che cosa faccio? Bene, possono acquisire una dinamica proprio vicino a una città che li accoglie, che da una parte gli dà un Ma tetto. parli di volontariato, per esempio, parli anche di associazioni, associazioni culturali così. Ma so che voi avete fatto una mappatura come Consulta Periferie Milano. Ma sulle positività, Vediamola allora, intanto. Quella gialla. Eccola sulla positività, la qua, ma mappatura. sono solo associazioni che voi avete mappato, quindi. Allora, siccome si parla di portare la cultura nelle periferie, una delle cose che ci permettiamo di dire è che noi abbiamo mappato tra teatri professionali e amatoriali, tra associazioni culturali e centri culturali, questi un po' per difetto perché ce ne saranno sicuramente in numero maggiore. Le biblioteche, oltre a quelle comunali, le 22 comunali, ce ne sono un'altra trentina non comunali che svolgono il loro servizio nei vari territori per un complessivo di 51, ne abbiamo mappate fino adesso, magari qualcuno ci sarà in più. Dopodiché queste portano sul territorio delle 8 zone periferiche un totale di oltre 330 presenze che fanno iniziativa, cioè questo qui, e anche con iniziative di spessore. Avere il panorama complessivo di questa situazione, ecco, Sì, la mappa complessiva, che abbiamo, abbiamo appena ecco, quella lì è la visto. fotografia, Eccola no? qua. Da lì, la periferia è ricca o è povera? Come vedete,
nel centro c'è un vuoto perché appunto non ci occupiamo Non vi del occupate. centro, no? Ecco, come Però io, come vedete. dire, dubito che se si occupassero del centro riuscivamo a mettere lo stesso numero di palline e quadratini solo nel centro. Ma Cioè. anche il centro, diciamo che ha una certa presenza, poi magari anche di sedi Ma è anche storiche, bello di vedere come realtà e quant'altro. alcune presenze sono davvero in periferia, sono anche non proprio lontane, Ah, proprio fuori, no? E fanno tanto. guardate, abbiamo di tutto di più. Immagino che sia Chiaravalle con in fondo in basso a Ma possiamo destra, andare a credo. Chiaravalle, a Trento in Muggiano, alto a a sinistra, Figino, a Muggiano, Niguarda, ecco. non è un problema. Tutti i quartieri sono coperti. Il problema è che non c'è la visione di questa complessità. E quindi anche questa complessità che può aiutare la città e le periferie, ma sono sostanzialmente situazioni in abbandono. No, e quindi lo si vede anche da come vengono distribuite le risorse, su cui non stiamo a entrare nei termini, ma. Quando riusciranno queste realtà a fare un po' squadra insieme e a dire, come dire, andare a bussare a Palazzo Marino e dire ci siamo, guardateci? Ma Perché poi immagino che molte realtà, poi le mappate, tempo di pubblicare la mappatura, magari alcune non esistono più e ne esistono altre 10 nuove anche, spesso e volentieri, no? diciamo che c'è sempre una certa mobilità, però. C'è uno, non uno zoccolo, c'è uno zoccolone Ah, durissimo ottimo. perché noi lo vediamo per quello che riusciamo ad aggiornare le mappe. Non è che facciamo tanto. Parlavamo ad esempio settimana scorsa con Bianchi di Cascina all'interno, diceva 24esima edizione del Foro Sant'Antonio, ad esempio, quindi altro che zoccolo Vuol dire duro, che a cioè dire 24 che è anni c'è 24 anni che loro ci qualcuno che è lì sono, presente, cioè, no? E quindi che non sono gli unici, le presenze appunto. ci sono. Se poi ci aggiungiamo anche quell'aspetto dei cori. Che anche sono una presenza culturale, anche se non sono radicati sul territorio, hanno una sede sul Vabbè, anzi. territorio, poi svolgono la propria attività, ma girano, sono molto circolari. Ne abbiamo nelle periferie, che hanno la sede delle periferie, altri 87, Vero. no, per difetto questi mappati. Allora abbiamo un complesso di 400 realtà culturali, ma chi è che lo sa? No? Poi si Consulta dice. Periferia Consulta Periferie Milano fa un lavoro di servizio di supporto, poi fa anche un lavoro di iniziativa chiaramente, perché come nel 2016, anche nel 2017, noi che non siamo degli impresari musicali, ma utilizziamo lo strumento della musica per animare le periferie e Milano. Ne per avete aiutare i animate soggetti che ci come? sono, abbiamo promosso 100 concerti ad ingresso gratuito, anche collegando realtà non promosse direttamente da Consulta Periferie Milano, che però possono avere in un quadro complessivo anche una loro visibilità cittadina, perché il tema è che la città non conosce la città. E qui Con i cori, torniamo sempre lì. ma torniamo Torniamo. adesso, Siamo in chiusura, siamo in Walter. chiusura, direi, a scuola di periferie. Infatti, Allora, visto che la città non impariamo, conosce la propria no, città, impariamo che cosa sono le periferie. eccolo Nessuno qua. ha la ricetta in tasca, ma sicuramente ci sono tante ricette nella città che possono essere spese, perlomeno comprese, analizzate e verificate se positive. Questo è il tema di A Scuola di Periferie, avviato nell'ultimo scorcio del 2017. Nel 2018 oltre 30 appuntamenti ci saranno nella città in varie materie, dalla storia delle periferie con libri sui quartieri delle periferie alla geografia, per cui sapere qual è la realtà per ciascuna zona, per tutta la città, sempre, perché il nostro sguardo sulle periferie è cittadino, altrimenti si entra in maniera settoriale ma non si ha uno sguardo sulle periferie. Possiamo parlare di singoli quartieri, di singoli borghi, ma in una metropoli bisogna avere lo sguardo complessivo. Purtroppo le periferie ci sono in tutto il mondo, sono una diversa dall'altra, hanno un fondamento invece unico, che gli manca la governance, e cioè non c'è qualcuno che si preoccupa di tutto quanto. Ecco, per cui a scuola di periferie parte, ci sarà in particolare con i cori anche con una presentazione, perché si sono resi disponibili 40 cori. Consolidati da un'iniziativa del 2011, ci sono 40 cori disponibili a cantare nelle periferie e anche nei quartieri popolari. Quindi l'invito a Aler e a Metropolitana Milanese è di utilizzare queste risorse, visto che ogni tanto fanno anche loro delle iniziative culturali. Allora, mettiamo a sistema queste cose. Ci sono queste energie, infatti, invece di fare delle iniziative spot, quando capita un pochettino, con una programmazione molto lasca, mettiamo insieme tutte queste risorse che possono essere sicuramente interessanti e vivacizzare
un po', non sono la soluzione del problema naturalmente, ma possono sicuramente concorrere perlomeno a dichiarare un'attenzione della città nei confronti di questi quartieri. Quando sono andati anche gli universitari della facoltà di architettura a fare delle indagini nei vari quartieri, e qualcuno degli anziani fa: ah, finalmente qualcuno che si occupa di noi. Basta veramente poco alcune volte, per cui c'è un aspetto così di socialità, di incontro che è essenziale, e anche di protezione. Ma se nessuno va, rimandano delle langhe, e dopo inizierà un focus al negozio civico di Chiama Milano, che partirà con mercoledì, per cui lunedì 29 al negozio civico Chiama Milano alle ore 18, 40 cori per le periferie. Questo qui è il tema, e quindi è una disponibilità che c'è e che la città sappia. Mercoledì 31, sempre alle ore 18, invece inizia un percorso all'interno di A Scuola di Periferia più dedicato alla partecipazione e burocrazia. Perché la burocrazia alcune volte non è adeguata a favorire la partecipazione. No. Allora cerchiamo di trovare delle soluzioni che molto spesso sono anche abbastanza semplici, solo che ci sono sempre delle altre priorità. Posso dire, in questo esempio i municipi aiutano molto, devo dire la verità. Allora, quando il municipio si riesce poi ad avere una, allora, un colloquio con i municipi, sono veramente snelli e veloci, devo dire. Allora, i municipi, per quanto ci riguarda in quell'ottica di governance, hanno un ruolo strategico. Il problema è che eredi dei consigli di zona sono sempre rimasti lettera morta. Se noi pensiamo alle case popolari, dove i vari presidenti delle zone che si ripresentano segnalano sempre questi problemi, si danno da fare, peccato che non abbiano alcuna competenza in materia. No, dal punto di vista amministrativo non ci potrebbero nemmeno mettere il becco. E anche i regolamenti, mentre il regolamento dei consigli di zona del 1977 prevedeva che ci potessero, che potessero intervenire, che fosse una materia di loro competenza in una maniera o nell'altra, successivamente è stato tolto. E noi non abbiamo la controprova, però i risultati di adesso, con i risultati che ci sono di adesso della gestione del patrimonio edilizio pubblico, possiamo dire che non fu una scelta molto lungimirante. Walter, va bene, allora per oggi noi abbiamo chiuso, abbiamo concluso, ma comunque ci vediamo martedì prossimo, continueremo a parlare di periferie. So che anzi parleremo di periferie vista anche da un'ottica molto interessante, che è quella dell'agricoltura, che in realtà è che è un presidio del territorio. Gli agricoltori, infatti, sono un presidio significativo del nostro territorio, e scopriremo che sono davvero molti, molti di più di quelli che si pensa, e fanno davvero tanto appunto per un presidio del territorio come quello della periferia milanese. Grazie mille Walter per oggi, per tutti questi dati importanti, per aver fatto appunto questa fotografia sulla situazione attuale appunto delle periferie di Milano. Grazie a voi, con uno slogan proprio in virtù della prossima settimana: una vera fattoria la trovi in periferia, non occorre andare chissà dove, in provincia, in altre province, la trovi nel comune di Milano, e sono indicate appunto nella mappatura che c'è sul sito periferiemilano.com. Grazie mille, allora a martedì prossimo. Grazie a voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come di solito, come di consueto, oggi pomeriggio alle ore 18 con l'informazione serale di Milano News, invece con Good Morning Milano ci vediamo domani mattina. Grazie mille, arrivederci e a presto.